Oggi vi vogliamo presentare la nostra scuola, ma soprattutto i nostri nuovi ambienti di apprendimento. Purtroppo non sarà possibile visionarli in presenza dei bambini per l'emergenza Covid che stiamo vivendo, per cui entreremo noi nelle vostre case facendovi visionare tutto quello che è di bello e tutto quello che di interessante si fa all'interno della nostra scuola. L'aula multimediale e l'aula digitale. Sono due aule adeguatamente attrezzate in cui si svolgono quotidianamente attività di coding e attività di didattica curricolare con l'uso dei tablet, quindi l'informatica che diventa un supporto per la didattica curricolare.
Nel nostro teatro invece si svolgono attività di coro, attività teatrali, attività di musica e c'è uno spazio attrezzato anche per un'attività innovativa che la nostra scuola ha avviato quest'anno e che è l'attività di musicoterapia. È affidata ad una docente della nostra scuola esperta in musicoterapia che ha avuto da quest'anno la possibilità di poter intraprendere questo percorso nella nostra scuola ed essere un valido supporto per i ragazzi che hanno bisogno educativi speciali. Il binomio teatro e scuola rappresenta un'opportunità pedagogica di altissimo valore. La nostra scuola nel corso degli anni è stata protagonista di varie manifestazioni e musical che hanno favorito lo sviluppo armonioso delle personalità dei nostri bambini, permettendo loro di conoscere le proprie inclinazioni ed emozioni in un percorso di scoperta di se stessi e del rapporto con gli altri. Altro aspetto importante della nostra scuola è la mensa scolastica. Ci avviamo al quarto anno di sperimentazione. Le cose in questi 3 anni sono andate bene. Abbiamo sperimentato l'ampliamento del tempo scolastico, quindi la possibilità per i bambini di poter svolgere tutte le attività anche in orario pomeridiano. Infatti l'orario scolastico ovviamente subisce una variazione, per cui i nostri piccoli terminano le loro attività didattiche alle 16:15 del pomeriggio. I nostri piccoli quindi abbinano al momento del pasto anche un momento di attività didattica vera. Oltre allo svolgimento dei compiti vengono svolte anche attività di laboratoriali, di potenziamento della lingua inglese, di potenziamento delle attività relative all'ambito creativo e di educazione fisica.
La nostra palestra è in via di rinnovamento, ci sono dei lavori in corso, lavori di ristrutturazione, anche perché noi puntiamo tanto sullo sport. Abbiamo già delle ore di approfondimento nelle attività curriculari, quindi di ampliamento dell'offerta formativa anche in orario extracurriculare, soprattutto che puntano soprattutto a potenziare le attività di gioco sport, proprio per favorire l'interazione, il gioco di squadra e tutte quelle che sono le modalità comunicative di cui i nostri ragazzi hanno bisogno. Buongiorno a tutti, genitori e ragazzi. È per me un piacere ospitarvi nella nostra scuola primaria dell'infanzia Gabelli, darvi l'accoglienza, anche se solo virtualmente, perché a causa della pandemia non è possibile quest'anno ospitarvi fisicamente nei nostri ambienti. Ma ho il piacere di comunicarvi che la scuola vi aspetta, aspetta i vostri ragazzi. Una scuola completamente nuova, rinnovata nei suoi ambienti di apprendimento innovativi, appunto, e non solo, quindi strutturalmente molto più bella e alla portata dei ragazzi, ma ovviamente la forza viva della nostra scuola sono le nostre risorse professionali, i nostri insegnanti che sempre con passione e con tanta disponibilità sono pronti per creare le opportunità di crescita per i vostri bambini. Vi aspettiamo e colgo anche l'occasione per porgervi gli auguri di Buon Natale.